Ciao a tutti, sono Andrea Fondelli, atleta della Prorecco e del Sette Bello. Benvenuto a Italian Football Club. Grazie, grazie mille. Andrea Fondelli, insomma, partiamo subito dalle sue origini. Innanzitutto, dove è nato? Sono nato a Genova e ho sempre vissuto qua a Recco. Pallanuoto, Genova, culla della pallanuoto. Come si è avvicinato a questo tipo di sport? Per quale motivo non ha scelto il calcio, il basket, il tennis o qualsiasi altro tipo di disciplina? Innanzitutto non penso che sarei stato portato per quegli sport, fisicamente soprattutto. E comunque mi sono avvicinato alla pallanuoto grazie a mio padre, alla mia famiglia in generale. Mio padre giocava a pallanuoto, i miei fratelli maggiori anche, quindi è stato, diciamo, semplice avvicinarsi a questo sport. Quale successo le viene in mente quando pensa alla sua carriera? Il primo, il più importante? Ma già il fatto di essere a Recco per me è un successo, che comunque il fatto di essere venuto qui è un gran successo. Come gara in sé ricordo con i titoli giovanili con la nazionale sicuramente, il terzo posto con la nazionale maggiore e poi l'ultimo scudetto con la Prorecco, che per me è stato molto significativo, ecco. Lei è molto giovane, tuttavia ha già raggiunto alti livelli. Come si arriva a questi alti livelli? Si arriva con tanto lavoro, tanto sacrificio, tanta fatica, qua soprattutto in acqua, e tanta tenuta mentale sotto tutti i punti di vista. Poi ora sì, qualche obiettivo l'ho raggiunto, ma ce n'è ancora tanti da raggiungere, quindi ecco, non si smette mai di allenarsi e di migliorare. C'è ancora tanto da fare, tanti obiettivi da raggiungere, e la strada è questa: allenarsi duramente, spirito di sacrificio e dare il massimo in tutti gli aspetti, ecco. Lei è una pedina fondamentale per la Prorecco senza dubbio, ma è anche un tassello fisso del Sette Bello. Come la si raggiunge il Sette Bello? Si raggiunge anche quello con tanto sacrificio, bisogna avere tanto attaccamento ai colori, quando si va in nazionale bisogna sentire proprio il fatto che giochi comunque per la patria, per il tricolore. Questo ti aiuta a dare quel qualcosa in più che serve quando si gioca in nazionale. Ora anche a me adesso spetta riconquistarmi il Sette Bello, dato la recente, diciamo, esclusione, e si fa così, lavorando duramente, a testa bassa e come giorno dopo giorno, cercando di dare il massimo, ecco, tutto lì. Ricorda il suo esordio, presumo di sì, quali emozioni le saltano subito ai ricordi? Mi trovavo in una partita di World League a Palermo contro l'Olanda, comunque non un avversario magari di massimo rilievo, però comunque per me avevo, se mi ricordo, forse 17 anni, e quando c'è stato l'inno italiano, sentire 1000 persone che lo urlano a squarciagola, avevo le gambe che mi tremavano, quindi è stata un'emozione veramente forte, che poi peraltro si rivive ogni partita, perché ogni volta che c'è l'inno comunque un po' di emozione si prova sempre, ecco. Passiamo adesso alla parte culinaria, diciamo, di questa intervista. Qual è il piatto tipico che ricorda maggiormente casa e le sue origini genovesi assolute? Vabbè, Recco in assoluto, in primis la focaccia al formaggio, senza alcun dubbio, e poi la pasta al pesto, che comunque rimane il piatto tipico genovese. Se dovessimo parlare di vino? Non sono un grande esperto, lo bevo raramente quando esco a cena, ma non me ne intendo, ecco. Il piatto tipico che ha scoperto e che più le è rimasto impresso, che più le è piaciuto in tutti i vari posti che ha toccato grazie alla sua carriera di atleta? Abbiamo provato un sacco di piatti, buoni e meno buoni, in un sacco di posti diversi, belli e meno belli. Te ne cito uno, il più recente, che siamo stati in Ungheria, quindi il goulash ungherese, che devo dire magari a molti può non piacere, però a me non dispiace. Grazie per essere stato con noi, Andrea. Grazie a voi, a presto. Ci fa un saluto al programma e a tutti gli amici di Football Club. Certo, un saluto a tutti voi e speriamo di rivederci presto, e un bocca al lupo per tutto. Ciao.